Ciao Giovanni, ciao Mela, che stai facendo con quel trapano? Sono stitico, me lo sto ficcando nelle chiappe per cercare di sbloccare il culo. Che cosa sto facendo? Sto lavorando, no? Col trapano che ci faccio? Per esempio col trapano lo ficchio nel cranio di Peppe se non si allontana. Ma io sto guardando le bottiglie. Quelle non sono bottiglie, sono pozioni, non le toccare. Dai, ne posso toccare una. Ma poi perché una è girata tutta all'incontrario? Ho fatto una challenge di bottom flip. Ah, mi fa piacere. È finita che mio amico è morto. Perché? Per sbaglio io ho spaccato la bottiglia in faccia. Dai, ne posso toccare solo una. Dai, una sola. Peppe, una sola. Mo' ti spacco con un solo schiaffo, t'ammazzo. Madonna, sei così cattivo. Quindi come sta andando la situazione? Ebbene, sto lavorando, ebbene sto Peppe! Ma che cazzo vuoi? Allontanati da quelle bottiglie! E comunque io ti stavo dicendo. Ah, guarda qua che bello! Peppe, posa quella cosa. Ma questo è un cappello. Oh cacchio! L'hai aperta! No, non vedi che è la cosa più chiusa al mondo? Ma è la lontana, ti scappa, scappa! Ma che cazzo, perché scappate? Una bottiglia! Fifoni, perché scappate? Ma dove? Avete paura di una bottiglia? Quella non è una bottiglia, è una pozione, t'ho detto. E quindi adesso che succede? Ma lo scopri, Giovanni, che gli sta succedendo? È una pozione per farlo diventare gigante. Che cazzo dici? Oh, dagli qualcosa! Che cazzo gli do? Madonna! Aspettate, ma ho un'idea. Me la bevo così. Raddoppio l'effetto e non mi succede niente. No, così è peggiorato. No, ma questo è un coglio. Buttagli qualcosa in faccia. Il barile. Ragazzi, c'è qualcosa che non va in me. No, no, va tutto da Dio. Madonna, quello si è bevuto una bottiglia. Che significa? Che può diventare ancora più grande. Lanciai pure lo scatolo. Che cazzo devo dire? Basta, io lo ammazzo. Giovanni è un mio amico. Che cazzo dici? Giovanni, ma sei scemo, tanto manco si fa un cazzo. Guardalo! Ragazzi, mi sento un pochettino più grande del solito. Sono io che sto diventato grande e siete voi che siete diventati dei nanetti. Ti vorrei chiedere di allontanarti da ste cazzo di bottiglie. Allontanati, che a 3 anni questo qua diventa così grande che due pianeti ci vogliono per fargli entrare fare una cagata. Altro che cagata, questo per cagare usa il buco del Vesuvio. E come bidet usi il Golfo di Napoli. Dai, potrebbe andare molto bello. Guarda, per esempio, posso fare di tutto. Sono super forte. Posso fare quello che voglio. Ti può arrivare un proiettile da qualche poliziotto. E minchia, tanto non mi fate niente. Però mi dà fastidio alla gamba. Basta. Ma adesso io voglio sapere come cazzo lo facciamo diventare questo piccolo. Non lo so. Fai una cosa, vado a pigliare un attimo la bottiglia. Me la tu piglia il mitra. La prima stronzata che fa, minchia, sparalo. Sì, tanto non lo sparo, mio amico, che cazzo sparo? Prendi il mitra. Bravo. Peppe, allarga le gambe, ci volevo dire, spostati. Buone notizie, l'effetto è temporaneo. Peppe, la smetti di fare il canguro a quattro zampe? Comunque, l'effetto è temporaneo, tra 24 ore torna normale. E a questo me lo devo tenere 24 ore in queste condizioni, Peppe. Peppe! È diventato uno scimpanzé. È diventato più rincoglionito di prima. Che cazzo devo dire? Stai 24 ore ad aspettare. Ma mi avete sfondato un laboratorio. E quindi mo ve ne dovete andare a fare in culo. Ma perché? Via di sto trapano. Va a cagare. Peppe, ti devo riportare a casa senza che fai danni. Sì, non ti preoccupare. Oddio! Che cazzo fai, Peppe? Cazzo! Scusami, Mela, non l'ho visto. È alto più di te, come hai fatto a non vederlo? Sono scivolato. Sei scivolato, io ti schiatto, scemunito. Mi puoi togliere sto coso da addosso? Non posso, ho le mani offese. Ma va a cagare, Peppe. Salve. Salve, le posso fare una domanda? Sì, salve.
quel coso che si sta portando appresso, che cos'è? Mio figlio, sei sicuro? Quanti anni ha? 3. E perché è così alto? E perché non è contento che mio figlio è alto? Sì, ma a me sembra un po' troppo alto. No, e quello è perché crescono in fretta. Madonna, devo comprare il pane, mi sono dimenticata. Trendi stasera, manca a mangiare, vado. Oh, cazzo! Da dove è uscito quest'albero che cammina? Signor vicino, io non sono un albero che cammina. Ma che cacchio! No, 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 vado a pigliare il fucile! Vicino, ma che stai dicendo? Che cazzo è diventato l'attacco dei giganti, ma tanto mo t'ammazzo! Vicino, sono Peppe! Sei un po' troppo grande per essere Peppe, mo ti apro le chiappe! Stai zitto, sono Peppe! Questo gigante è più resistente di quello che pensavo. Ti ho detto che sono Peppe. Ah, Peppe, coglione di merda, perché sei diventato così grande? Voi già fate cagare con me vicini, ma diventi pure così grosso, manco ci entri in casa. Chi te l'ha detto? Se voglio entrare nella tua, non ti permettere! Non ti permettere! Invece mi permetto, perché tu mi hai sparato un proiettile! Non entrare! Hai visto? Ci entro. E adesso che si fa? Niente, sono rimasto bloccato. Mela, aiutami! Quali sono i vantaggi ad avere un Peppe gigante? Mani in alto, questa è una rapina, dammi tutto quello che c'hai! Wow! Mela, è come se io fossi il tuo bodyguard un pochettino più grosso. Perfetto, quindi avere un Peppe gigante è una cosa che fa piacere. Peppe, guarda che io non sono il tuo tappeto. Peppe, la smetti di stuprarmi dietro al collo. Peppe, dai, entra in macchina. Penso che ci entri, la macchina non è piccola. Sì, ma ci entro. Mela, la macchina era un po' piccola. Mela! Porca puttana, sei squartato da solo. Cacchio, il faro! Vabbè, sti cazzi, vaffanculo, Peppe! C'è il faro, è alto tipo 3 km, lui non lo vede. Deficiente. Mettiti gli occhiali. Peppe! Che stai facendo dentro l'Oceano Pacifico? Mi sto lavando. Ti giuro che se il pacco di Amazon che ho ordinato nel 2016 non è ancora arrivato, divento una bestia veramente. Ma che cazzo? Oddio! Scusami, Gordon Black, non t'avevo visto. Non fa niente. Molti me lo dicono. Vabbè, arrivederci, arrivederci. Oh, cacchio, una pozzanghera! Quello è il lago. Per me sto lago è una pozzanghera. Peppe, non ce la faccio più. Si può sapere quando torni normale? Ecco. Minchia, già sono passate 24 ore. Sì. Ma allora vaffanculo. Peppe, sei tornato normale. Sì, hai visto. Che cosa è quella? È un'altra pozione per diventare giganti. Perché? Oddio, mi è scivolato. Oh, porca di quella miseria. Cazzo, io me ne vado. Giovanni, sono bastardo. Sì, vabbè, dai, è diventato ancora più grande di me. Sai questo che significa? Cosa? Che mi posso vendicare? In che senso? Nel senso che questo è l'unico video dove la pizza non te la faccio vedere. Però al funerale te la porto. Minchia, almeno grazie per quello, minchia. Mi sono dimenticato una cosa. Che cosa? Questo. Stavolta la pizza non te la mangi.